Malati Covid salvati con il casco italiano, in prima linea la rianimazione del professor Salvatore Maggiore. Inventato e prodotto in Italia, sembra uno di quelli dei palombari. Il casco per i pazienti con problemi respiratori riduce del 40% la necessità di ricorrere all'intubazione. Lo rileva uno studio condotto tra Roma con il Gemelli Capofila, Bologna, Rimini, Ferrara e Chieti. Per quanto riguarda Chieti, l'Università d'Annunzio con il docente Salvatore Maggiore, direttore dell'unità operativa complessa anestesia ospedale Chieti, ha avuto un ruolo importante. Ma quali le novità di questo studio? Diciamo che il casco, come è stato detto, è stato diciamo, inventato in Italia e in Italia si è soprattutto diffuso. Ci sono stati in precedenza degli studi che hanno mostrato il potenziale interesse dell'utilizzo di questa interfaccia per dare un supporto respiratorio in maniera non invasiva, quindi senza un tubo. Il ricorso all'intubazione endotracheale, ma la novità di questo studio è che il primo studio di confronto diretto di due tecniche ampiamente utilizzate, le due tecniche sono l'uso del casco con un ventilatore e l'altra tecnica è quella degli alti flussi che consentono tramite delle cannule nasali di erogare alte quantità di aria arricchite in ossigeno al paziente. La differenza sostanziale non è tanto l'uso del casco insieme al ventilatore, ripeto, questa è una tecnica già ampiamente utilizzata anche nell'ambito dei pazienti Covid, ma ovviamente l'altra considerazione importante è come viene regolato il ventilatore. Quindi, diciamo, quello che questo studio fa vedere è che comparando queste due tecniche, il cui obiettivo principale è evitare il ricorso all'intubazione e alla ventilazione invasiva, perché sappiamo che questa tecnica, essendo più invasiva, si associa anche a rischi più elevati anche di mortalità. Quindi dicevo che i risultati mostrano che in termini di per quanto tempo il paziente ha bisogno di questo aiuto alla respirazione con una tecnica qualsiasi, non c'è differenza fra le due tecniche. Col casco si riduce sensibilmente il rischio di fallimento e di necessità di intubazione, quindi durata del supporto respiratorio uguale, ma molto meno ricorso all'intubazione. Professore, questo studio parte dal Gemelli, coinvolta naturalmente anche l'Università di Chieti. Sì, lo studio è stato concepito al Gemelli dal dottor Greco, il professor Massimo Antonelli, e ho partecipato anch'io nell'ideazione dello studio ed è stato poi realizzato al Gemelli di Roma, qui a Chieti e in altre università dell'Emilia-Romagna.